La storia di Bruno Nespoli è una storia triste perché è un portiere che ha perso la vita in campo a soli 22 anni. Nato a Sansepolcro nel 1937, era cresciuto proprio nella società bianconera, aveva giocato e debuttato tra i professionisti ad Arezzo, aveva giocato anche nella Castiglionese prima di trasferirsi a Olbia per il servizio militare, proprio a Olbia, in una partita contro la Carraresi, in uno scontro fortuito con l'avversario Scamos, perse la vita. Oggi al campo sportivo del Villaggio Dante la comunità di Arezzo ha voluto scoprire, o meglio riscoprire, la targa con cui questo impianto viene intitolato alla memoria di Bruno Nespoli, al quale è intitolato anche lo stadio di Olbia. C'erano presenti tutti i dirigenti delle squadre in cui aveva militato nella sua purtroppo breve carriera. Era necessario, era giusto sacramentare con una targa una cosa che è già nel cuore degli aretini, perché questo è già il campo Nespoli, però c'era bisogno di fare qualche cosa di più e insieme al sindaco e alla giunta abbiamo deciso, anche su sollecitazione, grazie alla collaborazione di altre persone, che era il momento di non scoprire ma di mettere una targa, così che anche nel futuro questa figura non venisse dimenticata. Ce lo raccontavano da ragazzi di questo giovane di Sansepolcro, la famiglia Nespoli, famiglia molto conosciuta a Sansepolcro. E oggi ricordarlo e fare memoria per le nuove generazioni di questo campione, di questa persona solare, lo raccontavano come un ragazzo di spirito, di compagnia, e come poi è tutta la famiglia Nespoli, famiglia molto conosciuta in città. E oggi, ecco, questa concomitanza della partita di Arezzo e Olbia e questo momento di ricordo che valga per le nuove generazioni, per dire che il calcio è un momento di aggregazione, è un momento di gioia, di felicità, e che i giovani facciano con passione questo grande impegno.